supportare attraverso la creazione di buone prassi e progetti specifici l'export delle piccole e medie imprese pugliesi e la promozione del Made in Italy, Made in Puglia. E questo è l'obiettivo del primo protocollo d'intesa siglato all'apertura del forum dedicato al progetto SEF, il talento che incontra l'opportunità e che crea valore, tra la Regione Puglia, la nuova Fiera del Levante, la Camera di Commercio di Bari e il Forum Italiano dell'Export. Questa firma quindi cade al momento giusto con riferimento a problemi che effettivamente dobbiamo migliorare e superare. Certo, come ho già detto tante volte, un anno di blocco del PNRR, del Fondo di Sviluppo e Coesione e inevitabilmente anche dei fondi europei a causa del mancato cofinanziamento che noi dobbiamo fare con l'FSC, determinato dal governo in carica, sta determinando, assieme ad una congiuntura internazionale negativa, un calo del PIL italiano generalizzato. Ciò nonostante invece la Puglia da questo punto di vista tiene a un trend che è quasi il doppio del PIL italiano, e anche l'occupazione in Puglia tiene, anche in questo caso siamo la regione che ha incrementato di più i livelli occupazionali, ma tutto questo evidentemente non basta, rimaniamo una regione che ha il prodotto interno lordo come tutte le regioni del sud, che è la metà di quella del Trentino. Quello che oggi in termini numerici vale 660 miliardi di fatturato, un terzo del prodotto interno lordo, ha necessità di talento, competenza, una parola che sentite sempre più comunemente, capacità e conoscenza del mercato. Per fare questo c'è bisogno che attori comuni e che abbiano, come dire, una grande volontà e determinazione si mettano insieme e facciano sintesi. La Regione Puglia è l'hub dentro il quale nasce questa idea di protocollo, un'idea di sintesi che mette insieme più attori per dare un supporto, in questo caso alle aziende pugliesi, di conoscere, approfondire e rendersi determinanti su mercati internazionali. Siamo in un momento in cui, diciamo, c'è una difficoltà rispetto all'export, questo è il tema pubblico, no? Il dibattito pubblico di questi giorni lo fa presente in maniera molto importante. Meno 68 tonnellate di merci esportate. Ecco, e allora buone pratiche come quello del protocollo d'intesa che andiamo a firmare oggi con gli attori più importanti per lo sviluppo economico della nostra regione. Abbiamo avuto una grande fortuna, quella che chi ha pensato alla Fiera del Levante probabilmente già 86 anni fa aveva questa visione, aveva creato la Galleria delle Nazioni. Oggi noi, studiando il perché erano nate certe cose, abbiamo visto che il futuro ce l'avevamo in casa, lo dobbiamo strutturare dei mezzi adeguati, dunque sia di strutture fisiche in termini di risorse umane che digitali, e andremo a procacciare in giro per i paesi del Mediterraneo, in collaborazione con le fiere che ci sono in giro del Mediterraneo, attività di format che ci diano la possibilità di sviluppare e aiutare le aziende del territorio.